porta Capuano a Napoli, sono circa le 17.30. Come potete vedere c'è un bel po' di movimento di cittadini, studenti, ragazzi, signori anziani, tutti alle prese con la pulizia in questa piazza che tra l'altro è una delle più antiche di Napoli. Questo gruppo di studenti universitari ha organizzato questa iniziativa di ripulitura della città, iniziando proprio da qui, dove tra l'altro c'è ancora l'edificio del vecchio tribunale, e andiamo a intervistare un po' le persone che hanno fatto sì che questa cosa avvenisse. Scusami, ciao, il tuo nome? Emiliana. Ciao Emiliana, noi siamo di Road TV, che insieme a Oceanus abbiamo saputo di questa iniziativa. Sì. Ci hanno detto che tu sei l'organizzatrice di questa cosa. Io sono la promotrice, nel senso che ho creato l'evento su Facebook, poi il clean up è formato da ciascun partecipante che viene qui e effettivamente ci mette il sudore, l'impegno e la buona volontà. Quindi non sono io in prima persona, ma siamo tutti. Senti, ma è tanta la gente, è la prima volta che fate una cosa del genere? Avete intenzione anche di continuare con altre piazze? Allora, questa è la terza volta. La prima volta è stato l'11 giugno scorso in Piazza Bellini. E anche lì c'era un bel po' di gente, quasi un centinaio di persone. Eravamo insieme anche ai Fratelli Ribelli, un altro gruppo auto-organizzato che si occupa in particolare del gardening. Poi il secondo appuntamento è stato domenica 26, Largo Banchi Nuovi e San Giovanni Maggiore Pignatelli, e anche lì è andata piuttosto bene nonostante facesse caldissimo e fosse domenica mattina. E oggi abbiamo sperimentato questo appuntamento di venerdì, speriamo che venga abbastanza gente. Vi chiediamo, ovviamente fate una sorta di differenziata, no? Suppongo. Ovviamente. E tutti questi materiali che utilizzate, cioè i sacchetti, vedo addirittura qua ci sono tutta una serie di disinfettanti, di detergenti, cioè sono tutti comprati come? Allora, ogni partecipante viene chiesto di portare un po' il necessario per pulire sostanzialmente. Quindi c'è chi viene col detersivo, con dei guanti, con la scopa, insomma è lasciato molto all'arbitrarietà di ciascuno. Va bene, ovviamente noi questa roba l'abbiamo conservata nel nostro deposito, comunque di dove ci possono ospitare, quindi al Testè, oggi l'edificio collaborerà con noi. Sì, sappiamo di questo fatto che anche l'edificio vuole dare una mano. Insomma, sì, ma loro si sono messi a disposizione soprattutto per la logistica. Noi ovviamente questa roba l'abbiamo portata qui ieri sera, perché sennò era impensabile portare tutto insieme. Niente, quindi sono cose che sostanzialmente andiamo a conservare. Poi i vari sacchetti, ovvio che facciamo la differenziata, cioè siamo qui per questo, anzi ci proponiamo anche oggi in piazza, essendo abbastanza frequentata, anche magari di andare a sensibilizzare chi frequenta. Vogliamo un attimo ricordare se per chi si vuole contattare sia da Facebook o da qualsiasi altro sistema. Allora, noi per ora abbiamo la pagina Facebook, quindi www.facebook.com/cleanup ed è in progress anche la creazione di un blog specifico di cleanup che sarà ovviamente comunicato via Facebook. Per il momento il mio blog personale è fittato, diciamo, a questa iniziativa. Ho scritto qualche post per permettere a chi magari non avesse Facebook di venirne. Certo, comunque anche perché magari si possono lanciare i vari appuntamenti, così che anche cittadini che non sono informati possono comunque sapere le date e dove per partecipare. Senti, volevamo chiederti un'ultima cosa. Voi giovani sicuramente vivete un momento ancora più particolare rispetto a tutto quello di cui si sta parlando. Questa organizzazione, cioè questo gruppo di cui fate parte, si occupa di pulizia anche all'interno proprio dell'università o è soltanto un fatto legato alle piazze della città? Guarda, perché sappiamo che, scusami se ti tolgo, sappiamo che comunque ci sono stati dei problemi, insomma, di spazzatura, di rifiuti anche all'interno dell'università, sappiamo. Guarda, io nonostante magari mi riporti bene gli anni, l'ho finita all'università, quindi non sono più all'interno del mondo universitario, 27 anni. Quindi non ti saprei dire nello specifico. Ovviamente tra di noi ci sono anche ragazzi che frequentano l'università, puoi andare a chiedere direttamente a questo ragazzo alto di ingegneria, quindi magari puoi chiedere direttamente. Sono quelli che vengono sempre con voi a fare la pulizia per
tutte le strade? Sì, per le piazze, perché per il momento noi abbiamo focalizzato esclusivamente sulle piazze, tanto è vero che il sottotitolo, diciamo, di Clean Up è appunto Piazza Pulita, che ha un valore sia sostanziale che anche, diciamo, figurato, ecco. Quindi fare Piazza Pulita è un po' di tutto quello. È una cosa molto bella, abbiamo una bella città, insomma, sì, bellissima la città. La Capuana risale al 1484 ed è, cioè, spesso qui la situazione è veramente degradata. So che non è una bella situazione. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Buon lavoro e ci vediamo grazie, presto. Grazie, ciao. Bene. Noi siamo Road TV. Ti volevamo chiedere com'è che sei qui in piazza con tanto di scopetta, tipo streghetta, però una streghetta positiva. Certo, allora, innanzitutto perché amo la mia città e quindi voglio contribuire a far sì che la mia città resti pulita. E poi perché è importante manifestare anche in maniera positiva, cioè è una manifestazione di può soltanto giovare nei miei cittadini, insomma, perché esistono vari modi per protestare. C'è chi decide di, insomma, appiccare il fuoco, che può solo creare danni alla salute. Danni gravissimi. Esatto. E chi invece protesta invece in questo modo. Ottimo, un bel modo. È un modo pulito di protestare. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Come mai stasera siete qui? È per cercare di fare qualcosa per questa città che non sembra sempre un baratro senza fine, che non si cambia mai niente, né a livello civile né a livello politico. E quindi cercare di dare un segnale, se non altro, per avere poi magari un seguito, comunque una sensibilizzazione anche delle persone. Comunque l'inizio era molto più piccolo il numero di persone, è cresciuto sempre di più. È un segnale perché comunque alla fine ci sono i cittadini che vogliono lavorare e fare, certo, qualcosa. E quindi è un segnale di sensibilizzazione per tutti, sperando che sia di buon esempio per avere poi un futuro migliore. Sia da monito a chi è un po' più su, magari dovrebbe fare un po' di più. Anche e soprattutto, sicuramente. Buon lavoro, ciao! È un duro lavoro questo? Non più di fare l'archeologa, no. Senti, è una cosa bella per la nostra città? È una cosa educativa. Ottimo. Ci vediamo anche nelle altre piazze? Spero di sì. Spero Ciao. Che ce ne siano. Sicuramente. Signora, che ne pensate di questa bella pulizia che stanno facendo in questa piazza? Che anche tutti i giorni ci volesse, no? Mi piace, quindi secondo me è una bella idea che hanno avuto questi giovani. Mi sta riprendendo, volevamo sapere voi che ne pensate. Signora, ma da tirare, non ha già parlato. Ma perché? Dovete parlare, voi siete napoletano, dovete parlare. Vi piace quello che stanno facendo? Cosa piace? Sì. Se voi non ce la fate tanto, ma mi mettereste anche voi a pulire qui? Non immagini il suo posto, è già facendo. No, signora, voi dovete guardare, avete già lavorato, però è una cosa bellissima, no? Quando siamo morti? Questo non ve lo so dire. Noi speriamo che la pulizia che fanno loro duri un po' di più e che anche gli spazzini e gli operatori ecologici che stanno a Napoli aiuti. Vedete, questo ragazzo addirittura sta a Cacerotti. Ma è la prima volta. Meno male, signora, almeno una cosa pulita buona a Napoli. Allora ti lascio. Rod incontra le... Siete quasi estere, cioè proprio non avete niente napoletano, però è bellissimo. No, è anche surreale, che mi sembra di entrare in un film degli anni 50. In realtà io ho il balcone che ha fatto su questa piazza. Perfetto, quindi era il minimo che tu facessi. Sì, sì. Come sta andando questa cosa? Una bella iniziativa, ti piace? Sì, è una bellissima iniziativa che sta proseguendo ormai da più di un mese. Abbiamo già fatto tre piazze, non siamo né un'associazione né niente del genere. Siamo semplicemente liberi cittadini che ci uniamo per dare un segnale forte. Un segnale che non vuole sostituirsi alle istituzioni, non vuole in nessun modo intervenire, vuole solo denunciare. Vuole solo condividere, un segnale per condividere appunto il senso civico tra ragazzi e poi si sa tutti i padri con bambini. Ho visto una cosa
cosa molto carina, perché c'è il coinvolgimento di tutto, cioè non c'è l'età, non c'è la classe sociale, cioè tutta la gente è impegnata affinché questa piazza venga ripulita. Sì, sì, poi oltre hanno i di cleanup anche altri amici che magari hanno delle associazioni, si sono uniti e quindi il progetto sta proprio crescendo. Anche iniziative analoghe in tutta Napoli stanno sviluppando, per vedere che comunque noi cittadini non siamo quelli che ci lamentiamo e basta, ci lamentiamo e basta, certo. Siamo cittadinanza che si dà da fare e soprattutto non quei cittadini svogliati che a volte vengono ripresi dal resto d'Italia perché i napoletani non hanno voglia di fare niente. Siamo una brutta nomea, siamo popoli scostumati, i pigri, i faticati, invece non è vero e questa è proprio la dimostrazione. Cioè che i cittadini napoletani vogliono fare tanto, insomma, senti voi ragazze, giovani, se non scendereste a fare insomma, le colpe in piazza, ma non so, stareste a fare altro. Ragazze, in bocca al lupo per tutto e grazie tanto di questa iniziativa. Grazie. Siamo con due fratelli che è la terza volta che partecipano a questo tipo di iniziativa. Ditemi perché due ragazzi giovani fanno questo. Dai, rispondo io. No, sono giovane. Siete giovani, su ragazze. No, è perché penso che un segnale positivo per la città deve venire dai giovani che comunque rappresentano il futuro. Quindi sinceramente a 22 anni penso che possa fare molto per la mia città e quindi questa iniziativa rappresenta in pieno il mio spirito positivo nei confronti di Napoli. Quindi sinceramente voglio essere attivo per questo gruppo che si sta attivando ogni due settimane e che decide simbolicamente di pulire le piazze di Napoli. Ma non solo simbolicamente, vedo, sì, cioè, simbolicamente, nel senso che comunque poi magari da domani non sarà pulita come lo vorremmo, però comunque lanciamo un segnale, certo, alla città. Soprattutto ai napoletani. Sì, e anche alle istituzioni, perché in effetti è vero che facciamo qualcosa di pratico, ma è anche vero che da domani noi non saremo qui e comunque se non c'è sensibilizzazione, se non c'è un intervento anche dall'alto o intermedio a tutti i livelli, di certo non saremo noi a risolvere il problema. Quindi è un gesto simbolico, pratico, è rivolto a tutti i napoletani, istituzioni, anche quelli che ci guardano da fuori e capiscono che noi non ci siamo scelti questa situazione, che abbiamo la volontà e anche la virtù di poter e dover andare avanti. Soprattutto di vivere in maniera dignitosa, decorosa per noi, per la nostra città che è bellissima, che è piena d'arte, insomma, che dovremmo veramente essere insieme uniti, quelli che siamo più uniti affinché la nostra città sia sempre più importante, perché magari tanti giovani decidono di scuotere un po' la cosa e quindi invitano altri sono incentivati a produrre. Noi ci auguriamo che tutte le pezze che voi abbiate fatto e che facciate, noi le verremo a vedere e magari ritornando sulle stesse piazze dopo poco ne troviamo. Speriamo. Grazie ragazzi e buon lavoro.